prego, prego. Italia, Italia, se te sta dell'ego di Scipio, se ci dà la testa, dove la vittoria, ricorda la chioma e schiava. Allora, noi oggi siamo qui per i continui tagli che stanno avvenendo alla sanità pubblica, al fatto che il pedaggio autostradale noi dal 1° di aprile dobbiamo pagarlo sia in emergenza che con i trasferimenti ordinari delle ambulanze. E ci siamo trovati in tutta Italia, sia le ANPAS che le Misericordie si sono trovate qui per protestare appunto contro questi tagli, contro questi continui problemi che stanno avvenendo dal governo. Siamo circa 200 riuniti qui davanti a Montecitorio oggi, 200 degli oltre 200.000 soccorritori che operano tutti i giorni 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno in Italia, completamente gratuito. Siamo qui per chiedere qualcosina. Siamo qua a Roma davanti a Piazza Montecitorio perché siamo tantissimi volontari, ma siamo veramente arrabbiati perché questa burocrazia sta toccando anche in maniera vergognosa il volontariato. Sono 8 anni circa di crisi economica, noi abbiamo affrontato questa crisi aiutando chi ha più bisogno di noi, ma in questo momento lo Stato e le regioni ci creano delle difficoltà, quindi siamo veramente, veramente arrabbiati. Italia, Italia, siete sta dell'ego di Cipro. Allora, però sopra non ce la fa. Sì, bisogna che ci allarghiamo, io sì, vedo nessuno. Allarghiamo tutti, ma per cortesia, se no non vede la gente. Sì, allarghiamoci. Ah, da lì posso salire, aspetta. Forse da lì. Solo un secondo, per favore. Ciao, caro. Grazie. Accogliamo il Presidente della Camera con le bandiere alzate, così vede tutte le nostre bandiere. Ogni bandiera rappresenta 200 volontari. Buongiorno a tutti, le vostre bandiere per me non sono nuove, io le conosco da moltissimi anni. Ecco, come sapete, per 25 anni ho lavorato in campo umanitario e vi ho incontrato in diversi posti. Vi ho incontrato sicuramente in Italia, a Lampedusa, vi ho incontrato in Calabria, vi ho incontrato anche in Kosovo, vi ho incontrato in tanta parte del mondo dove c'è bisogno di aiuto. Ecco, io penso che oltre a essere voi una realtà importante, perché come si diceva 200.000 persone, un gruppo vastissimo di associazioni, voi rappresentate l'antidoto all'egoismo, l'antidoto all'individualismo che è uno dei mali della nostra società. Quindi voi dovete essere consapevoli di questo valore sociale che avete, al di là del fatto che svolgete ruoli essenziali per il nostro welfare, va oltre il valore che voi promuovete, cioè il valore della solidarietà, riuscire a sentirsi parte di una comunità e a dare all'altro quello di cui l'altro ha bisogno. Ecco, questo è qualcosa per me che ha un immenso valore. Io vi ringrazio per questo, perché siete la dimostrazione vivente che in una società come la nostra, che una società che è in difficoltà, c'è ancora tanta gente capace di dare all'altro e di mettersi a disposizione dell'altro. E vi ringrazio di essere venuti qui a manifestare davanti a Montecitorio. Vi ringrazio, perché questo,
dimostra il vostro rispetto per le istituzioni. Questo dimostra il vostro rispetto per le istituzioni e la vostra considerazione per il Parlamento, che è il cuore della democrazia. Per quanto mi riguarda, lo sforzo che io sto portando avanti è di aprire queste istituzioni alle istanze dei cittadini. È per questo che preferisco spesso stare qui, in questa piazza, oltre che a stare dentro. Sto dentro, ma voglio stare anche nella piazza, voglio stare anche fuori. Alziamo le bandiere per salutare il Presidente della Camera, onorevole Boldrini. E gli promettiamo che saremo presenti, la disturberemo di nuovo, sicuramente. Si può contare su questo. Bene. Hamid Mansour Nejad, Montecitorio, Roma.